Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Disorientati, c'è la mappa aggiornata delle correnti del PD dopo l'elezione di Elly Schlein a segretaria. Il PD è unito. È un grande partito plurale, quale deve essere il Partito Democratico, altrimenti perdiamo la vocazione maggioritaria. È normale che abbia una maggioranza e una minoranza che magari poi ai vari congressi si alternano. Il PD si è spostato, sembra si sia spostato verso sinistra. Se devo fare un esempio, non so, neanche sui vincimento o i termovalorizzatori, io sono a favore dei termovalorizzatori. E io nel programma di Elly Schlein dice no, assolutamente i termovalorizzatori. Io non ho sostenuto Elly Schlein e ciò nonostante penso che lei ha vinto il congresso e dunque deve essere messa in condizione di fare il suo lavoro. Noi siamo pronti a lavorare in questo nuovo corso. L'ex capogruppo PD al Senato Andrea Marcucci si è detto interessato al processo di unificazione fra Italia Viva e Azione. Nessuno andrà a cercare, fare scouting, nulla di tutto questo. Se ci saranno parlamentari che decideranno di compiere questa scelta, benvenuti. Io credo che sia sbagliato andarsene da un partito quando si perde un congresso. Sul PD di Schlein invece? No, per carità, non me la... PD ha fatto le proprie scelte, giusto che le realizzi. Essere stati nella casa del riformismo, cos'era prima il PD, non è la stessa cosa di essere in questa casa e col riformismo non c'ha nulla a che fare. Cosa farò io? Io sono minoranza, cercherò di dare il mio contributo affinché si arrivi a discutere dei temi. Altre voci critiche, anche Alessia Morani, ex deputata non rieletta, oggi componente della commissione di garanzia del PD, ha detto: Schlein dia dignità a tutti o il rischio è la fuga silenziosa. Mi sembrano dichiarazioni da categoria dello spirito. Scontenti, si stanno ancora definendo gli assetti, si stanno mettendo insieme pazientemente anime, pensieri, l'eterogeneità di un partito che o è tale o non è. Allora